anche sulla riforma elettorale. Quindi, ecco, questa è una delle critiche più... Può non essere condiviso, ma sicuramente questa è una riforma. Anche degli impegni europei da onorare anche da quel punto di vista. Qual è il contrappeso rispetto ad una diminuzione oggettiva di alcune competenze delle regioni? Da un lato la possibilità invece di riconoscere alle regioni più virtuose e più capaci maggiori margini di autonomia, quindi l'attribuzione di alcune competenze ad alcune regioni, ma in modo selettivo, in modo differenziato. Delle loro diverse posizioni in un sistema di confronto, incontro, se poi alla fine questo accade. Quindi che i nostri costituenti non pensavano minimamente. Qui il Parlamento oggi è un co-legislatore. Non pensate a tutti i condizionamenti che derivano dalle legislazioni regionali. L'argomento che adoperava il Ministro di fare un piccolo ragionamento, scusatemi, da professore. La riforma riguarda il bicameralismo, no? E quindi la domanda è ragionevole passare da un bicameralismo così? Per rispondere a questa domanda, secondo me, bisogna tener conto, democratici e il principale pensatore su tutto questo argomento, che è Montesquieu, il quale Montesquieu